Innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio tutti i presenti, insomma, per essere in questa bellissima giornata di sole, essere qui tra noi. Io volevo, prima di dare inizio alla conferenza, fare tre ringraziamenti. Il primo al Comune di Ascoli Piceno che ci ha donato per questa conferenza la sala Cuore della Matrice, una sala completamente restaurata e rinsata appunto questo ambiente ci avvicina molto al tema che oggi tratteremo. Io mi presento, sono Giuseppe Baiocchi, presidente dell'Associazione di Asandre, che ha organizzato il suo 16° evento insieme questa volta all'Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno. Quindi ringrazio anche insomma, il presidente dell'Ordine, Valeriano Valdesi, che oggi non è potuto essere presente, e la facoltà di Camerino dell'Unicam, che ci ha concesso un credito libero per questa conferenza che sarà unito poi sempre a settembre al nostro festival della mente, costruito a vita e pensare, che invece si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno. L'Ordine degli Architetti rilascia per questo incontro invece due crediti formativi e stiamo aspettando il vicepresidente che poi per tutti gli architetti insomma prenderà le presenze. Detto questo, dico di nuovo i due brevi sull'associazione, qui accanto a me c'è l'architetto critico di architettura Luigi Presidenza Luisi, siciliano di origine, ma romano del professore, che tratterà il tema sul rius urbano, di pensare, riabitare la città e tra poco nella cittadina di Ascoli Piceno, strutturandosi parallelamente sul territorio attraverso delle conferenze e quindi presentazioni di libri, mostre di pittura, mostre di scultura e anche appunto mostre di architettura. E parallelamente sul sito web siamo giornale online registrato presso il Tribunale di Ascoli, dove trattiamo 8 materie, quindi storia, architettura, letteratura, geopolitica, musica, filosofia, cinematografia, per creare un risveglio culturale ad Ascoli non legato alla partitocrazia, quindi completamente libero da schemi partitici, ma chiaramente trattiamo temi politici. Detto questo, siamo arrivati quest'anno a strutturare un tema che riprende un'antica conferenza di Martin Heidegger, il nostro tedesco, Costruire, abitare e pensare, che tratta lo spazio urbano, che sarà indagato in maniera filosofico-architettonica nel festival di settembre, e tutti i nostri eventi che abbiamo fatto quest'anno, potete trovare sulle brochure che ho lasciato sulle poltroncine rosse, sono legati appunto a questo tema, cioè l'unico tema correlatore di tutti gli incontri che noi abbiamo fatto. Questo tema in particolare è un tema del risultato sul riuso appunto della città, o anche di una fatta architettonica particolare che a volte può essere un'archeologia industriale, una fabbrica dismessa, una periferia,
hanno adottato la linea verde, che fuori dal perimetro urbano non si può più costruire, quindi hanno delimitato la città e hanno delimitato la campagna. Quindi hanno salvaguardato lo spazio verde della campagna. Questo sempre per un discorso di oltre che di generazione, no, di sostenibilità. Quindi se noi abbiamo sempre in bocca questa parola, no, la sostenibilità, ma per ripartire, per creare un'architettura sostenibile, al di là dei materiali da usare, che sono anche ovviamente molto importanti, il primo passo è recuperare ciò che già abbiamo e che abbiamo in uno stato a volte comatoso, a volte insomma vediamo, no, le aree di Tor Viale a Roma, Scambia a Napoli. Ecco, il primo intervento deve essere questo. Detto questo, lascerei la parola all'architetto Puglisi, quindi vi ringrazio dell'attenzione. Prego. E poi porta a quello che è il fenomeno della presepizzazione. Adesso noi ne parliamo di cosa intendo con la presepizzazione del centro storico, mentre nel centro di Femmina si può fare tutto quello che si vuole. C'è, come dire, una relazione insana per cui da un lato c'è un eccesso di cura che poi porta ai suoi problemi, come porta ai problemi quando la mamma ha il figliolo benedetto e fa: che fai tu? E dove vai? E mangia questo, e mangia quest'altro. Se va bene, ma dovete essere fortunati. E da un lato ci sta questo eccesso di attenzione, di cura, di apprensione di qualunque cosa che si tocca è un dramma, dall'altro lato ci sta quasi un lasciar perdere, un lasciar fare tutto quello che è nell'area che chiamiamo così periferica. Quindi, ecco, forse la prima tesi che viene in mente è questa: se c'è il problema della periferia, forse è perché in Italia è anche forte, molto forte, il problema del centro storico. E si sono determinate due città tra loro molto quasi incomunicabili, che sono una, appunto, il centro storico, l'altra la periferia. Che cosa fare? Io credo che la cura, se possa esserci una cura, è solamente nel ripensare il corpo come un corpo unitario, quindi cercare di pensare la città nel suo equilibrarsi tra le varie parti. Però mi rendo conto che questo è un po' difficile perché ormai noi neanche riusciamo più a vedere la presepizzazione come abbiamo ridotto male i centri storici. Ci sembrano belli, in realtà. Penso che per dire una cosa, però questa, diciamo, il concetto di periferia. E domanda. No, quando finisce l'immagine, no, della città storica, è lì che forse nasce la vera distinzione a mappe d'oro dell'abitato. Sì e no, perché per esempio ci sono di natura storica, un po' c'è anche un concetto di natura qualitativa, cioè si considera periferia quello che è brutto e informe e invece non periferia quello che non è informe. Un po' si mettono insieme dei concetti anche di esclusione sociale, per cui è periferico ciò dove vivono le persone più marginalizzate. Però questo è vero fino a un certo punto, cioè se poi ognuno di questi criteri lo guardate con attenzione, nessuno tiene, perché per esempio ci sono casi in cui le persone marginalizzate stanno al centro storico, pensate a Napoli o è un po' di tutto un po', però
classificare le città in quelli che erano i loro caratteri principali. Però me lo lasci fare dopo questo discorso. Procediamo con le periferie, se no mi accusano che ero venuto a parlare delle periferie e invece parlo dei centri storici. Quindi, bene o male, abbiamo detto, riassumendo la puntata precedente, abbiamo detto che centro storico è un concetto un po' difficile da definire e che lo dovremmo pensare un po' in termini relazionali. Però che cosa succede? Che noi italiani ci siamo affezionati ai nostri centri storici. Infatti, quando uno parla del centro storico, subito c'è tra le persone che ascoltano qualcuno che dice: ma no, i centri storici sono importantissimi, si delineano bene, eccetera, eccetera. E allora, a questo punto, introduciamo un altro personaggio che ha reso le periferie di nuovo attuali e si chiama Reggio Piano. Reggio Piano, voi sapete, è stato fatto a un certo punto della sua carriera senatore a vita e ha cominciato, e con molta intelligenza lui ha capito che era bene non insistere sul carattere relazionale del problema. C'è il centro storico, c'è la periferia. Il centro storico ormai è quasi un tabù intoccabile. L'idea di costruire qualcosa di nuovo nel centro, di vederlo come un organismo dinamico, è diventato quasi una regola. Se qualcuno sostiene facciamo una cosa moderna in Italia in un centro storico qualsiasi, subito succede un patatrac. Non so se avete seguito quei due o tre casi di costruzioni che in Italia si sono fatte nel centro storico, non so, la Rapacis di Meyer a Roma, subito è successo un patrimonio, ma stava in una situazione tra l'altro periferica del centro storico. La teglia di Morburgo, che era l'oggetto che involucrava questa area, era una cosa terribile, non ci andava nessuno, un monumento bellissimo che nessuno toccava. Questo museo non è una gran bellezza, però oltretutto era fatto in stile con i palazzi fascisti che stavano a piazza Augusto Imperatore, pur non volendo essere forse si chiama un'architettura fascista, però c'è un comune sentire per certe forme. Un edificio che funziona benissimo perché adesso ospita un pubblico crescente di persone che va a vedere, ma è successo di tutto, è un momento che non faceva vedere la chiesa, una chiesa che nessuno mai vedeva, perché poi alla fine le persone schifano le cose che hanno, ma nel momento in cui c'è qualcosa sembra che chissà che cosa succede. Allora, è successo un patatrac. Reggio Piano, con molta intelligenza, ha capito che era bene probabilmente non toccare un arco che ha pensato, ha messo questi suoi segni, che sono i segni che lo caratterizzano, queste pareti in legno dove lui appende tutti i suoi disegni, le seggioline da regista rosse che in genere lui si porta sempre, però al Senato le ha messe bianche perché lui è molto prudente e non voleva suscitare possibilità che venissero travisate. Ha fatto questo grande tavolo rotondo tutto in compensato e ha chiamato dei giovani a parlare di periferia. Con molta intelligenza, io un po' questa storia di Reggio Piano un po' l'ho vissuta, perché
soprattutto il secondo anno, mi ha chiamato come, come grillo parlante, senza alcuna funzione ai grilli della, della politica, cioè come persona che esige. E ho studiato a lungo questo, questo personaggio geniale, personaggio geniale, devo dire. E la cosa che mi stupiva, la cosa che mi stupiva di me, è che non faceva questo. Cioè, se c'era un problema, per esempio, si scopriva che che cosa faceva e poi vediamo in che senso lo faceva. Qual è stata la sua idea? La sua idea è stata quella, siccome è stato eletto senatore a vita e gli davano uno stipendio, sembrava brutto che una persona quando stava bene di suo si piace questo stipendio. Allora lui ha chiamato dei giovani con una forma di chiamata nascosta, nel senso che lui ha dato incarico ad alcuni tutor, per esempio richieste e poi però erano quattro persone, quattro ragazzi veramente di valore, anche perché la ricerca è stata fatta senza nessun preferenzialismo che invece rovina tante ricerche che si fanno in Italia. E allora di questi si vada a fare un progetto nella politica. Questi progetti però erano progetti come dire, interessanti, però se poi voi li avete visti non è che erano chissà che grandi nulla di straordinario, una cosa. Nulla di straordinario, anche perché lui ragionava su questa idea: se io mi faccio dare dei soldi mi mettono, come dire, la giacchetta sopra l'operazione, poi mi vengono a chiedere il codice, se c'è uno sponsor, approfitta di questa cosa e rovina. Nello stesso tempo, se io devo intervenire nella periferia, devo cominciare a cambiare relazioni, a fare delle scelte difficili, a dire questa cosa è meglio che non si faccia, se ne fa un'altra, cioè si comincia ad entrare dentro una conflittualità che può essere molto forte. Invece i progetti di Miano hanno cercato di eliminare questa conflittualità al massimo, e quindi erano progetti su cose totalmente condivisibili. Spesso si trattava poi di poche cose, se ne avete guardate, l'Italia è bellissima, ma ci sono alcune parti che sono malate. Due, ha tirato fuori con me nel suo stile una serie di parole totalmente accattivanti, per esempio rammendo. Poi se ci pensate, la parola rammendo è una parola un po' bolzaniana, no? È come se il dottore avesse ammalato di tumore, di cosa, sta boccheggiando, ma che scongiuri, e dice che ne so, gli diamo una sperimenta, non lo so, un antibioticuccio. Però questa idea, questa parola, che si potesse risolvere la periferia in fondo con Bucchieri, non credo che la doveri tanto, ma molto era questo rammendo, l'architetto condotto, ha tirato fuori un immaginario un po' da centro storico, Bozzaniano. Conoscete Bozzani? Era uno scrittore italiano che scriveva delle poesie bellissime con la signorina Felicita. Tu non sei bella ma neanche intelligente, ma dentro di te non devi una virtù. Contro, capito?
gli si diceva facciamo fai un'interrogazione parlamentare, prendi una bandiera e vai all'attacco su queste cose, fai una legge della terra. Noi invece presentano su questo totalmente, perché capiva che se faceva una cosa del genere attivava una serie poi di reazioni che sarebbero state negative. Invece questa parola periferia si è proprio per questo suo far poco e quel poco che faceva farlo in maniera molto soffice, molto persuasivo, si è cominciato a diffondere, tanto che adesso il Ministero dei Beni Culturali, quello di Franceschini, si chiama anche il Ministero delle Periferie. Cioè, pensate su, tema di maturità di anni fa, eccetera, eccetera, è stato dato il tema sulle periferie. Cioè la parola periferia, grazie credo a questo suo fare molto poco, ma volutamente fare molto poco, quindi dietro ci sta un'intelligenza strategica non da poco, si è cominciato a diffondere. Ormai tutti parlano di periferia, il problema è la periferia, bisogna intervenire. Io torno a dire che secondo me il problema non è solo della periferia, ma il problema è nei rapporti tra periferia e centro storico. Credo che l'idea di intervenire con il rammendo sia in realtà la parola rammendo, se ci fa poi dicevo. Faccio parentesi, poi dicevo che probabilmente non è neanche vero che si possa intervenire solo con il rammendo. Certo è che oggi ci sono tutta una serie di considerazioni importanti da fare. Una di quelle le faceva prima Giuseppe Baiocchi quando diceva della impossibilità di consumare suolo. Oggi è sempre più importante consumare il meno possibile di suolo, quindi l'esigenza del recupero è un'esigenza primaria, e quindi questo porta all'idea che forse bisogna lavorare di più nel recuperare quello che c'è, quindi recuperando densità, recuperando relazioni che non ci sono in certe parti di città, e quindi sicuramente è un tema importante. Lo stesso è per quello che riguarda l'aspetto della sostenibilità, l'aspetto energetico, eccetera. Poi il gran proponente del Covas di questo se ne è accorto. Non so se ci avete fatto caso che da un po' di tempo, sapete quanto tutti di aver cosa, immagino che il pubblico sia in prevalenza di architetti, quindi do certe cose un pochino per scontate, però se si dovesse unire con una battuta, l'architetto più ascoltato nel mondo dell'architettura è quello che ribaltato il problema della conservazione e ha trattato come se fosse centro storico la periferia, cioè ha preso la fabbrica e invece di intervenire in maniera radicale, brutale, cambiando pezzi, eccetera, eccetera, qualcosa
progetti, di tanti progettisti, si erano mossi a volte in questa direzione del recuperare vecchie fabbriche come interessanti frammenti dal punto di vista storico. Ma ricordo che l'ha fatto Colas, ha dato all'operazione un... La cosa ancora più paradossale è che un'operazione simile l'ha fatta in un centro storico. Santa Santorum della conservazione, la Venezia che ha impedito a Franco Durante di fare un edificio stupendo sul canale grande. Conoscete il progetto della fondazione Massieri di Franco Durante? Era una cosa meravigliosa, se l'avessero fatto Venezia sarebbe stata molto più bene. La Venezia che ha impedito alle Corbusier di fare l'ospedale. Dei tedeschi di fare un'operazione. Che la cosa strana è che è simile un po' nell'approccio a quella che ha fatto nella Bibbia. Che lezione vogliamo trarre da questo? Che probabilmente tutto si può intendere come storia e tutto può essere ragionato come un gioco di stratificazione, di operazioni dove diciamo qualcosa si mette su qualcos'altro che si mette su qualcosa che poi è costruito, che poi è il trucco della storia della città. E che invece noi un po' abbiamo a un certo punto interrotto, perché a un certo punto abbiamo pensato che nella città la storia si fosse fermata. Come l'esempio del ponte di Calatrava, il ponte di Calatrava, e qua adesso facciamo parliamo un pochino di questo male della città, che è la museificazione e la mummificazione. Il dovere com'era? Il dovere com'era? Voi probabilmente non so se mai ci avete fatto caso ad alcune cose. La prima è che questi centri storici che noi abbiamo sempre conservato con cura e attenzione, più tempo passa e più si rassomigliano. Se voi andate in una qualunque cittadina, vi sembra di stare in una qualunque altra cittadina. Poi il problema, adesso non ho delle diapositive per farlo vedere, ma avete mai visto le signore che si vivono le tamburate? Che si fanno poi alla fine rassomigliano tutte alla moglie di Marco Buongiorno. C'è questo processo di moglie di Marco Buongiornizzazione, no. Sono tutte uguali, quindi la città potrebbe fare la stessa fine. Nel centro storico più o meno se ci fate caso piano piano per fortuna sono belle, quindi resistono, quelle belle donne resistono agli attacchi dei chirurghi plastici. Però piano piano quello che va sempre più indietro, quello poco che diventa sempre più bocuda, alla fine quella è la sorte. Se mettete poi che stanno diventando dei centri commerciali ormai a cielo aperto con questo fenomeno terribile che la urbanizzazione e la
io sto vivendo, io sono siciliano di origine, però sono catanese. Quest'anno in circostanza della vita poi ho comprato una casetta a Siracusa, dove tra l'altro per un po' di tempo ho insegnato all'università, quindi l'ho vista Siracusa in questi ultimi 20 anni. Si sta diventando esattamente tale e quale Venezia, perché le botteghe sono una uguale all'altra, la rubaccia che vendono esattamente la stessa. No, Venezia c'è un grande problema, cioè faccio un punto di vista, a Venezia c'è un grande problema, che è quello, no? Che Venezia è una parte di Venezia, lo studio a Fetis, no? Se Venezia muore. E qual è questo problema? Che se si vedono le palazzi dei abitanti, un gruppo cinese, un gruppo russo che compra, e quindi diciamo c'è il dramma del sindaco di Venezia che non è eletto da Venezia, ma da l'Interland intorno. Cioè Venezia ha perso la giurisdizione della città stessa, c'è il rischio di, faccio adesso un parossismo, di creare uno che si crea degli alloggi, non l'uomo, cioè un uomo che non è dell'uomo. Cioè questo è il rischio, no? Quindi secondo me è una nascita. Ecco, c'era un terzo che è detestato insieme all'osso. Che abbiamo ma uscita di tre coppie e facciamo il tipo. Comunque sì, il problema è questo, il problema effettivamente è quello del quindi quando cominciate a vedere queste città cominciano a sempre di più ad avere questo problema, chiamiamo della unificazione, della damnificazione, nel senso da tamburo e io mi chiedo se questo sia il, come dire, la sorte verso la quale noi dobbiamo correre, anche perché che cosa sta succedendo nelle città e nelle città contemporanee, quello della specializzazione. Quello della specializzazione. Questo che cosa vuol dire? Che prendete una città grande come Roma, una città grande come Roma, ormai tutto il suo spazio pubblico, lo spazio pubblico principale, è il centro storico che è diventato un grande centro commerciale, non esattamente, però diciamo sta sempre di più diventando un centro commerciale. E dei grandi centri commerciali, Porta di Roma, addirittura sul giornale, negli annunci economici, un appartamento per venderlo c'era scritto Vista Idea. Io sono un appassionato di Idea, vi potrei dire pure per tanto, penso per spesso, vamo tenere a mente. Però questo mi fa capire ormai quali sono diventati i monumenti della nostra città. Allora il problema diventa sempre di più come intervenire in queste periferie ridando vita. Però ecco, il problema è questo: per dare vita alla periferia bisogna ricostruire relazioni. Ma per ricostruire relazioni bisogna che le attività vengano distribuite, vengano organizzate in modo tale che ogni parte della città abbia un suo motivo per essere visto, un suo motivo per vivere. Ecco perché io credo che teorie come quella del rammendo, del medico contorto, si servono a dare dei pannicelli caldi, dei pannicelli, ma non risolvono il problema della città. Per risolvere il problema della città e della periferia bisogna avere il coraggio di fare delle scelte strategiche, bisogna avere il coraggio di avere delle grandi visioni, le visioni. Le città che hanno avuto delle visioni e si sono ricreate avendo il coraggio di intervenire con forza e mettendo
aver trascurato il suo centro storico, anche se sono intervenuti pesantemente con edifici di qualità, alcuni anche aggressivi rispetto alla forma della città. Ma poi Barcellona è stata rimessa totalmente sotto e sopra rispetto ad una politica urbana e ad una visione urbana. Parigi è una città che viene ricreata continuamente, anche facendo degli errori architettonici. Ecco qua un altro problema e un altro tema. Molte volte si crede che gli interventi architettonici debbano essere belli, se sono belli. Però voi pensate a che si pensa terribile è la Gare d'Orsay affidata alla Olympia, uno dei delle maglie nere peggiori della storia dell'architettura mondiale. Avete visto la Gare d'Orsay dentro? Che cos'è? Non si può vedere, non si può vedere. Eppure l'idea della Gare d'Orsay, se voi pensate, gli edifici del i quadri impressionisti stavano al Cede Pop ed era un museo piccolino e bellissimo, era un museo che era una delizia. Qua sicuramente se avessero distrutto il Cede Pop o fatto un'altra cosa come poi hanno fatto, Sgarbi si sarebbe incatenato, Sepis si sarebbe messo a capasotto, gli ambientalisti avrebbero fatto chissà che cosa. Ma l'operazione, nonostante l'abbiano fatto il peggiore architetto della storia dell'umanità, dopo Gregotti, che è Laurenti, ha funzionato. Pensate a un'altra cosa, il Louvre. Il museo. Cioè, il Louvre è stata un'operazione di una violenza pazzesca, perché nel museo del Louvre ci sta una parte di ministeri che il Presidente della Repubblica francese ha detto sloggiate e ve ne andate nell'edificio di cemento che è stata dall'altra. L'ingresso ti fa entrare dal sedere dell'edificio, perché la facciata del Louvre sta dall'altra parte. Quindi pensate alla violenza storica. Hanno messo la piramide fatta da te, che devo dire, non è che siamo fare le cose meravigliose e anche in termini retorici e da super. Fatti vedere l'idea migliore della piramide, erano gli anni 80 invece. Comunque un'opera adesso si direbbe di un iconismo pazzesco e terrificante, l'operazione è stata un'operazione maledettamente giusta, perché un traffico di pubblico di milioni e milioni di turisti ogni anno, un edificio non organizzato in modo da all'impatto di massa non l'avrebbe operato. Controprova, andate agli Uffizi, guardate le file che ci stanno e la frustrazione dei turisti a dover entrare tra un museo. C'è un collegato all'Egitto con la colonna, questa moda dell'Egitto. Sì. Cioè anche nel suo altro va bene, però era legata a questa, era legata anche al Santo Onore. Facciamo un ingresso al Santo Onore, stella di Rosetta, o la stella di Rosetta, era legata anche al sedere della Madame Pompadour, a fare un ingresso a forma di sedere della Madame Pompadour. Quando si è fatto il Museo della Rapace di Meyer, non è che mi piaccia particolarmente, ma è una cosa che risolve un problema, ha trasformato quello che era un museo che nessuno vedeva in un polo caratteristico della città. Questa ossessione a voler, tra l'altro, una cosa bella dell'architettura è che diversamente da noi, che più inventiamo e più diventiamo cessi, l'architettura più invecchia e meglio è. Cioè guardate l'altare della patria, se voi lo guardate è una cosa orripilante, ma veramente orripilante.
abbastanza. Quindi l'architettura c'ha questo di buono, che in quanto vecchia oggi il quartiere confedele è una cosa la torre. Ecco, tranquillizziamoci quando si interviene sul se le cose hanno un senso, poi comunque la città le assorbe, non questo che vuol dire che bisogna andare tutto, no, ma secondo me bisogna essere più coraggiosi e bisogna intervenire di più sulle relazioni, sulle grandi questioni, perché le città che si sono ricreate, e vi faccio l'esempio di Barcellona, vi faccio quello di Parigi, vi faccio quello di Berlino, cioè hanno mostrato che si può benissimo essere rispettosi dell'antico, senza però questa ossessione, la stessa esperienza di Colas. Ci possono essere strategie come dire, molto più intelligenti di quella del dovere com'era, che però pensano alle città come organismi viventi, cioè invece li pensiamo come organismi morti. Io per esempio rido sempre davanti a tante ossessioni che noi abbiamo. Una di queste adesso è che il colore. I bianchi del colore, dice il no, sembrano l'altro. Ma quando mai nel passato c'era stato un piano del colore nel... Arrivava il capo massimo e diceva come io lo faccio la cosa in questo modo? Difatti quando cercano di fare queste cose stranicrate, però che un colore in un modo, uno in un altro, uno in un altro. Adesso noi chiamiamo questa strategia, come dire, tutta di imbellettamento, tutta di piccola chirurgia plastica. Ci stiamo dimenticando che invece le città hanno bisogno di visioni che sono strategie forti di ordine funzionale, economico, di la città deve trovare un ruolo, deve trovare un ruolo nella competizione mondiale tra le città. Risultato. A Roma si è adesso cercata una camera per daranno 60-70 euro al giorno, a Parigi non trovare una camera a meno di 300, a Barcellona fa più turismo di Roma, vi rendete conto? Barcellona fa più turismo di Roma, ed è un turismo anche più brillante, più piacevole, è il concetto che le città devono trovare un loro ruolo, e se devono trovare un loro ruolo non lo devono trovare pensando che c'è il centro bello, la bomboniera che mettono le cose e la periferia dove intervengono i bambini eccetera eccetera, ma cominciando a pensare alla città con una visione e pazienza se certe cose sono, perché se le cose dopo 20 anni non funzionano si prendono e si battono. E qua ultimissimo concetto che è chiaro che noi abbiamo acquisito nel tempo un'esperienza, quindi non è che possiamo pensare di intervenire brutalmente come si è detto, ma se io ho un problema dedicato ad Ascoli e lo affido al geometra di Ascoli, perché il geometra è l'architetto qualunque di Ascoli, ho insomma, una cosa se lo do a lui, un'altra cosa se lo do a Renzo Piano, un'altra cosa se lo do a Richard Rogers, un'altra cosa. Perché so che se anche sbaglia, sbaglia alla grande, perché sono persone che hanno un'esperienza, cioè bisogna anche capire quali sono i ruoli delle persone. E comunque bisogna anche capire che molte, questo che vuol dire che bisogna affidarle direttamente all'estate? No, ma devono esserci per esempio concorsi, il pop-up. Quello sapete chi l'ha vinto? L'ha vinto Renzo Piano, Richard Rogers e Gianfranco Franchini, di cui poi si sono dimenticati tutti, ma quella è un'altra storia, un giorno la racconterò, la storia di Gianfranco Franchini, che aveva un consiglio. Quindi Renzo Piano aveva 33 anni, Richard Rogers ne aveva 35 o 36, credo 3 anni più vecchio. Ma in giuria chi ci stava? In giuria ci stavano tre grandi personaggi, ci stava Jean Prouvaire, ci stava Oscar Niemeyer e ci stava Philip Johnson.
perché anche su quelle difficoltà